sento molto parigino, perché fra quello ci vado anch'io con vacanza, mi sembra giusto. Comunque, ben trovati a tutti quanti, sono sempre io in bocca che cerca di farvi da mangiare naturale, buono e genuino. E quest'oggi voglio proporre una ricetta dell'isola di Capraia. Come ben sapete, da Livorno la Capraia si vede benissimo. Quando il cielo è bello terzo si vede la Corsica. Immaginatevi, sembra di fare un passo e arriva in Capraia, invece ne sono più di 30 miglia marine. Ma questa ricettina veramente buona, sono dei crostini alle alicine sono quelle acciughine piccoline che si trovano in questo periodo, molto buono, ai profumi di Capraia, come ho detto, acciughine. Facciamolo vedere subito gli ingredienti. Gli ingredienti per 4 persone sono questi qui, molto semplici anche questa volta. Ci vuole una manciatina di capperi dissalati, io l'ho già fatto il lavoro di levarne il sale, delle olive verdi marroncine, denocciolate sarebbe meglio, 4 etti di queste acciughine piccole, se ce n'è qualcheduna un po' più grossa ne levate la lisca e la richiudete, 8 fette di pane abbrustolito di campagna. Ci vuole un po' di prezzemolo, della nepitella, un po' di origano secco, un bello spicchiettino d'aglio, sale e pepe quanto basta e mi raccomando, olio di vello buono. Ma andiamo a vedere questa ricettina che vi ho detto si chiama crostini alla alicine ai profumi di Capraia. Perché? Perché ci sono tutti i profumi della Capraia, la nepitella, il prezzemolo, l'origano che troviamo sull'isola, come troviamo sull'isola anche i capperi fatti direttamente dall'isola di Capraia. E andiamo subito a vedere questa ricetta, via! Allora, dopo che avete pulito le vostre acciughe, le metterete a raggiera, l'ho detto, quelle piccoline come questa qua, si possono mangiare anche così, senza levarne la lisca, perché sono talmente fini che mentre la mangi te ne accorgi nemmeno. Se ce ne fossero state un po' più grosse, come mi sono capitate, qualcheduna un po' più grossa come questa qui, che ora ve ce la metto. Vedete, questa è leggermente più grossa e allora ne ho levato la lisca centrale, la vado a richiudere e la vado a mettere a raggiera come quest'altra, va bene? Dovete praticamente riempire tutta la vostra padella di acciughine. Fatto questo lavoro dovremo aggiungere ora l'aglio in camicia schiacciato, va bene? Nel mezzo lo mettiamo del sale, del pepe. Potete metterci anche del peperoncino, se vi piace, non c'è problema, ci si può mettere cose più gradite di più. Facciamo un pochino di nepitella, un pochino di prezzemolo, un pochino d'origano, un bel pochino d'olio di vello buono. E ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare un trito con i nostri capperi e l'olive. Dovrete fare un bel trito, bello, un trito bello trito. E dobbiamo cospargere tutta la padella con questo trito, sopra le acciughine le mettiamo proprio un quartino di bicchiere di acqua, basta, proprio un gocciolino, le diamo una leggera rigirata e tappandole le mettiamo sul fuoco, fuoco medio basso, dovrà cuocere per circa 10 minuti, al suo traguardo vi farò vedere cosa succede. Dopo 10 minuti le nostre acciughe dovrebbero essere di questo aspetto qua, guardate che bellezza, pronte per essere messe sul crostino, e ora ve lo faccio anche vedere. Vi premunite di cucchiaio e forchetta, avete già messo nel vostro bel vassoio tutte le nostre fette di pane abbrustolito e andiamo a mettere un pochino per volta su ogni fetta di pane, vedete come faccio io. Naturalmente useremo anche il sughettino per far ammorbidire leggermente anche le nostre fette di pane, che se no andate ad ammorcicino. Ultimo tocco, un pochino di prezzemolo e un filino d'olio a crudo, ma raccomando, deve essere proprio un filino. Ma guardate signori che crostini vi ho preparato in bocca quest'oggi, da mille una notte. E siccome non può mancare che in bocca ne assaggi uno, io fossi te lo farei tutto fuori in una volta sola, però questo ha bisogno di essere degustato per sentirne tutti questi veri profumi della Capraia. Che dirvi, provatelo perché è tanta roba, un piattino veramente facile, in 10 minuti lo fate. Voglio ringraziare tutti quelli che mi mettono mi piace, che mi danno un sacco di energia
vitale per continuare in questa mia avventura bellissima con Andrea. E condividete, iscrivetevi, fatemi star bene. Arrivederci.